Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia di Alcatel OneTouch Aldo Ultra, telefono appunto prodotto da Alcatel, mono SIM, a differenza di quelli testati finora, sempre di Alcatel Dual SIM. Ringrazio come sempre l'ufficio stampa Alcatel per averci inviato il telefono da provare. Come sempre, ormai lo sapete, oggi video unboxing, poi l'Aldo Ultra sarà soggetto a tutti i nostri focus e approfondimenti per darvi appunto poi alla fine una recensione completa. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola, andiamo a rimuovere questa parte in plastica dove subito troviamo un'indicazione per quanto riguarda lo spessore del telefono. Abbiamo uno spessore di ben solo 6,45 mm, quindi ben sotto i 7 mm, che fa di questo Aldo Ultra uno dei telefoni più sottili in circolazione e sul mercato. Andiamo a metterlo da parte, andiamo ad aprire la scatola, vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo subito il telefono. Lo mettiamo un secondo da parte, apriamo, manualistica varia, abbiamo il caricatore da parete da viaggio con l'ingresso USB, cavetto USB, micro USB per lo scambio dati e appunto la ricarica del telefono e le cuffie di colore nero in pandan col telefono. In ear con il tasto per la risposta rapida e voglio farvi vedere una cosa. Come potete vedere, qui abbiamo il classico jack da 3,5 e all'interno della scatola vi è venuto questo adattatore con appunto l'ingresso da 3,5 per le cuffie e da questa parte la micro USB. Questo perché l'Aldo Ultra, appunto, avendo uno spessore di ben soli 6,4 di 6,45 mm, scusate, non è presente sul telefono l'ingresso da 3,5 per le cuffie, quindi per poter utilizzare le cuffie bisogna andare ad aprire lo sportellino qui dell'ingresso micro USB e andare a inserire le cuffie. Ecco qui, questo è, diciamo, l'adattatore, appunto dovete fare attenzione a non perderlo, perché appunto altrimenti poi non potete più ascoltare la musica con le cuffie, però direi che è una soluzione molto molto intelligente, perché appunto riducendo di molto sotto i 7 mm lo spessore del telefono, appunto non c'è stato non è non stato potuto inserire in fase di progettazione l'ingresso da 3,5 per le cuffie. Ora riponiamo tutto nella scatola. C'è un po' di spazio, scusate, mi stava cadendo tutto. Ecco qui, questo è l'Aldo Ultra. Lo mettiamo qui. Ok, quindi vi rimando ai prossimi giorni per i vari focus e approfondimenti su questo smartphone di Alcatel. Quindi per questo video unboxing di Alcatel One Touch Aldo Ultra è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.